four, get my shoes and out the door. Five, I'm alive. Six, seven, eight, feeling great. Nine, gonna shine, life is good. I'm doing fine. Ten, gonna do it right and do it big, yeah, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout, take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, got a final line to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency. Come on and sing, oh, 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 oh. Buongiorno a tutti, benvenuti all'ultimo per questa stagione incontro di Incontriamoci in un racconto con Giovanna Ferella, psicologa. Il titolo di oggi è Fiducia e speranza, come coltivarle? Apprendere dall'esperienza. Buongiorno a tutti e tutte. Cominciamo appunto l'ultimo appuntamento. Non vi dico granché prima di iniziarlo perché ho scelto, lo anticipavo sui social, un brano che io amo tantissimo. Un brano che spero possa essere di ispirazione, di creare del movimento, oltre che delle riflessioni, anche delle azioni. È qualcosa che ci porti a muoverci, perché è vero che si è stati molto fermi in questo periodo, che qualcuno ha già ricominciato ad attivarsi da un po', perché ormai siamo usciti dal tempo della staticità del lockdown da parecchio, però come anticipavo nella descrizione dell'intervento di oggi, è vero che il tempo esterno non è sempre il tempo interno per ciascuno di noi e quindi spesso abbiamo bisogno di più tempo per abituarci al cambiamento, così come è stato entrare in questa situazione che è stata generata dall'emergenza sanitaria, ci è costata a chi più, a chi meno tempo per far sì che potessimo abituarci alle restrizioni. Adesso probabilmente occorre lo stesso tempo per riabituarsi a quella che da molti viene chiamata normalità, ma che forse non è più ciò che avevamo prima. Vado con questo racconto, il cui titolo è Barney, il bombo creativo. C'era una volta un piccolo bombo chiamato Barney che passava la sua vita volando e librandosi nell'aria. Un giorno divenne amico di un matematico. Questo matematico era davvero contento dell'amicizia di Barney, ma col tempo Barney si accorse che il suo amico diventava sempre più cupo. Fu così che si decise a chiedergli che cosa lui, Barney, avesse fatto per turbarlo in quel modo. Bene, il matematico scosse la testa, che era piena di profondi pensieri. Bene, Barney, per dirti la verità, c'è qualcosa che ti riguarda e che mi sconvolge profondamente. Io ti voglio bene e do molta importanza alla nostra amicizia e inoltre non farei nulla che potesse offenderti. Ma vedi, io ho studiato attentamente tutte le leggi della matematica e semplicemente non c'è modo di spiegare la tua capacità di volare. Essa va contro tutte le leggi dell'aerodinamica. La pura verità è questa. Barney, tu non dovresti volare qui e là come fai. È pericoloso e poiché non c'è modo di spiegare come tu sia in grado di volare, non dovresti farlo. Il tuo corpo e le estensioni delle tue ali non sono adatte a questo. Spesso ho degli incubi al riguardo e mi sveglio con i sudori freddi quando mi rendo conto che tu, i tuoi cari e i tuoi amici affidate letteralmente la vostra vita alle vostre ali ogni volta che prendete il volo. Non posso tollerare l'idea che uno dei miei amici voli in costante pericolo. E scosse ancora la saggia testa in segno di costernazione. Barney fu sconvolto, a dir poco. Immaginate, lui e i suoi simili e anche i suoi amici stavano mettendo in pericolo la vita proprio facendo ciò per cui essi stessi erano stati creati. Ne fu profondamente scosso. Bene.
Barney si rivolse a Mr. Mathematicus. Bene, ora devo andare a metterli in guardia e organizzare una riunione di famiglia. So che sei il mio migliore amico e voglio proteggere tutti noi da un destino che ci porta alla morte. Cercò di spiccare il volo, cosa che, dopo tutto, era il suo normale mezzo di trasporto, e si rese conto, con profondo disappunto, che, per quanto estendesse le ali, non riusciva a sollevare il suo grosso e gonfio corpo nell'aria, come aveva sempre fatto da quando era nato. Che sofferenza, che miseria e angoscia della mente, del cuore e del corpo, il povero Barney dovette patire. Non trovava una soluzione per salvare se stesso e i suoi simili. Cominciò a perdere peso e divenne così depresso, quasi suicida, che dovette ricorrere a un trattamento psichiatrico. Ma non esistevano psichiatri preparati ad affrontare questo tipo di problema esistenziale. Cercava di fare quello che poteva, andando a piedi o sulle spalle del suo amico Mr. Mathematicus, da un terapista all'altro, rappresentanti di tutte le diverse scuole, delle quali ne esistono tante, nessuna delle quali però era in grado di curare il povero Barney. Mr. Mathematicus aveva ora un reale motivo per essere preoccupato della salute del suo amico e quindi cominciò a sentirsi sempre più in colpa, responsabile del deperimento del suo amico. Periodicamente si metteva ancora a sedere cercando di rivedere le leggi che gli erano così familiari, ma per quanto cercasse non riusciva a trovare una base razionale per incoraggiare Barney a riprendere un'attività tanto pericolosa. Che dilemma! Non poteva mentire al suo amico in modo convincente perché non vedeva altra soluzione. La verità matematica era la seguente: Barney in realtà non doveva essere in grado di volare e inoltre ciò era pericoloso. Al sommo della loro reciproca disperazione, decisero di non lasciare nulla di intentato e dopo aver fatto una lunga odissea attorno al mondo, portarono il loro strano caso in consultazione a un terapeuta psicodrammatista. Dopotutto non avevano nulla da perdere e molto da guadagnare. Diversamente da tutti gli altri specialisti precedentemente consultati, lo psicodrammatista non si mostrò affatto sorpreso. Il problema di Barney era uno di quelli che egli aveva già incontrato ogni giorno in miriadi di forme. Egli ascolta e guarda con molta simpatia e intensità come Barney riferisce l'intera storia della sua triste disfatta, dal momento in cui aveva intuito la sua pericolosa condizione. Barney, dice lo psicodrammatista, voglio che tu ti sieda vicino a me per pochi minuti e che ti concentri molto profondamente. Lo psicodrammatista oscura il teatro, abbassando le luci in modo che solo un barlume di blu sia visibile. Concentrati nel tuo sogno, amico mio, concediti adesso completamente e quando ti sarai riscaldato per metterlo in azione, comincia a farlo. Niente parole, pensieri o incertezze. Resta in silenzio, entra a fondo nel tuo mondo interno e quindi inizia ad agire nel sogno più folle che tu abbia mai avuto e che mai avrai nella tua vita. Barney fa esattamente quello che gli è stato detto e, meraviglia delle meraviglie, sotto gli occhi stupiti di Mr. Mathematicus, Barney apre le ali sempre di più, in modo così ampio che il suo corpo rigonfio appare molto meno impressionante. Compie passi vacillanti, incoraggiato dallo psicodrammatista, solleva la sua mole più pesante dell'aria, su nell'immensità dell'aria, e vola. E più vola, e più il suo cuore si eleva, e più questo accade, egli vola sempre meglio, e più in alto. Barney, dice lo psicodrammatista, mentre apre la porta del teatro spalancato per lui sul grande, meraviglioso mondo. Dimentica tutte le tue preoccupazioni passate, esse non possono essere cambiate. Vivi come senti che è meglio per te. E quando gli amici ben pensanti ti metteranno in guardia circa la tua pazzia, ricorda questo momento. Ricorda tutti i sogni e le speranze dei tuoi progetti più folli. Non trascurare nulla di essi e mettili in azione al meglio delle tue possibilità. E Barney volò via così in fretta che si dimenticò persino di salutare il suo buon amico. Volò via nel cielo blu e azzurro. Fu così
che Barney fu catturato, fu curato per sempre dalla sua convinzione invalidante. Zerka Moreno, 2001. Questo è un brano che appunto io amo tantissimo perché, come avete sentito, viene c'è di mezzo lo psicodramma, perché è stato scritto dalla moglie di Moreno nel 2001. Moreno è il padre, l'inventore dello psicodramma. Ho scelto di leggere questo brano e chiedo a chi sta seguendo la possibilità di esprimere una condivisione su quanto la storia di Barney, per quanto sia una storia inventata, anche se davvero pare che i bombi non abbiano, per la loro conformazione, come possano volare, quanto la storia di Barney può essere utile per noi per attivare pensieri, riflessioni e azioni rispetto al momento storico e sociale che stiamo vivendo. Leggo la chat. Ok, spero che mi sentiate bene. Perché questa storia, in attesa che possa arrivare qualche condivisione? Chi è connesso qua su Zoom, se vuole accendere il video, per me è interessante poter vedere dei volti al posto che parlare da sola. Grazie. Allora, cos'è che ha colpito me e perché ho scelto questo brano? Molti mi chiedono come sia possibile in questo momento tornare a riprendere in mano la propria vita. Ridotto all'osso, la domanda spesso è questa. Abbiamo vissuto qualcosa di assolutamente traumatico, ne abbiamo parlato negli incontri precedenti, perché inaspettato, perché incontrollabile, perché ha messo in crisi tutte le nostre certezze. E quindi adesso come riprendere in mano le fila della propria vita? Uno degli aspetti più importanti credo sia proprio quello di darsi tempo per riabituarsi, perché lo dicevo all'inizio, come il lockdown è stato uno shock perché ci ha imposto una chiusura che non era desiderata e desiderabile, adesso il riaprirsi al mondo è molto complesso, perché ci sono paure, perché ci sono ansie che sono state accumulate in questo periodo, perché si era creata un'abitudine e in più perché ci si prospetta davanti una grandissima incertezza. Nel senso che un'interessante riflessione è proprio su quanto, per esempio, il tempo del lockdown. Ok, all'inizio non si sapeva quanto sarebbe durato, ma si aveva la percezione che quel tempo prima o poi sarebbe finito. E quindi ci si poteva proiettare nel dopo. Adesso, con tutta l'incertezza che c'è anche dal punto di vista sanitario e dal punto di vista di ciò che si può e di ciò che non si può fare, di tutti i decreti che si stanno susseguendo e talvolta entrano anche in contraddizione, perché ovviamente seguono una situazione sanitaria che è in evoluzione e non è prevedibile da nessuno. Questa imprevedibilità è l'idea che non sappiamo quando ciò che è attivo oggi finirà e quando si potrà riprendere e se si potrà riprendere a comportarsi così come siamo sempre stati abituati, è qualcosa che genera un'ansia, un'angoscia talvolta ancora più profonde di quello che abbiamo sperimentato nel momento del lockdown. Perché? Perché non c'è una fine.
recalcati, ho seguito questo suo intervento che mi ha colpito moltissimo, infatti lo cito anche oggi, fa una riflessione interessante sul fatto che all'inizio della pandemia, in una seconda fase, lui prima ci dice quanto si fosse attivata uno stato mentale che definisce angoscia persecutoria, quindi c'era la paura del contagio, c'era la paura di essere noi stessi contagiati o untori in un certo senso, e successivamente all'angoscia persecutoria si attiva quella che si chiama angoscia depressiva. Ma che cos'è interessante qui? Che spesso l'atteggiamento, cioè sempre l'atteggiamento depressivo, è rivolto verso il passato, verso un rimpianto, verso un rimuginare. Invece il tipo di angoscia depressiva che in molti stanno sperimentando adesso, ha una caratteristica molto particolare, è rivolta verso il futuro. Non sappiamo se e quando recupereremo quello che prima era il nostro mondo. Si potrà ricominciare a viaggiare, si potrà ricominciare a incontrare le persone come l'abbiamo sempre fatto, con il contatto fisico, con la stretta di mano, abbracciando e baciando i propri familiari e amici senza essere spaventati da questo. In questo momento ciascuno di noi si sta comportando in maniera diversa, perché non è più che così chiaro che cosa si può fare e che cosa non si può fare. E una frase che mi colpisce tantissimo della storia di Barney, il bambò creativo, è verso la fine quando dice: vivi come senti che è meglio per te. Attenendosi a quello che è giusto rispettare, credo che ciascuno in questo momento debba trovare la sua dimensione di recuperare le relazioni, essere anche accogliente, benevolente nei confronti delle proprie debolezze, nei confronti della propria incertezza. Perché soprattutto le persone che prima erano abituate a sapere sempre ciò che era giusto e ciò che era sbagliato per loro, ciò che le faceva stare bene e ciò che le metteva in difficoltà, adesso trovano in un certo senso sovvertito quest'ordine. Quindi essere in grado di ascoltare che cosa c'è nel nostro intimo e dare una risposta personale a quello che andiamo incontro nella quotidianità, nel mondo del lavoro, della famiglia, delle relazioni, degli affetti, è molto complesso, ma credo sia uno dei modi che ci aiuta a costruire un futuro tenendo conto degli elementi ambientali che sono molto cambiati. Questa apertura, il mondo di oggi, voglio portare un paio di testimonianze rispetto, per esempio, alla mia pratica professionale, clinica e non. C'è una persona con cui lavoro che ancora oggi mi dice: io preferisco non uscire, non avere relazioni, non incontrare i miei amici. Perché incontrare le persone care e dover mantenere delle distanze, dover indossare la mascherina, non poterle abbracciare, mi fa stare più male che stare ancora chiuso, che non avere questo tipo di contatti. E non è l'unico caso, perché credo che a ciascuno di noi sia capitato, quando siamo ritornati a incontrare amici, il dover comportarsi in maniera molto diversa da prima ha fatto male e forse fa ancora male, perché abituarsi al cambiamento è una delle caratteristiche che consente all'essere umano di vivere, di evolvere, ma è anche qualcosa di molto doloroso perché si lasciano delle parti di sé e della propria abitudine dello stare al mondo e in relazione con gli altri. Un'altra testimonianza è quella rispetto al gruppo di playback theater che conduco.
sempre condotto in presenza, è un gruppo di training e di promozione del benessere rispetto a questa forma di improvvisazione teatrale, particolare forma di improvvisazione teatrale, in cui ci siamo accorti di una cosa. E questo credo che sia un aspetto importante rispetto alla fiducia che possiamo avere nel futuro. L'avevo già accennato nel passaggio all'online che abbiamo fatto praticamente subito. La prima volta che io mi sono trovata a condurre il gruppo online mi sembravo aliena e i partecipanti mi sembravano... Trovavo assurdo, non riuscivo quasi a... Innanzitutto non era assolutamente familiare vedere ciò che prima avveniva in presenza, immaginate in un laboratorio che comunque ha un aspetto di espressione corporea, di fisicità importante, mediato dallo schermo. E quindi provare a fare playback theater in questo modo è stato qualcosa di... inizialmente ha striso tantissimo, mi ha fatto anche mettere in dubbio la possibilità che si potesse fare. Già dal secondo incontro le cose sembravano funzionare meglio e poi pian piano con la riorganizzazione, lo studio, la sperimentazione abbiamo visto che era possibile. Abbiamo lavorato così per 3 mesi, due settimane fa abbiamo fatto il primo incontro all'aperto, in sicurezza, con le distanze, ma il playback theater, per esempio, prevedeva che le forme espressive, nelle forme espressive i partecipanti attori avessero un contatto, fossero in costante contatto fisico e corporeo, proprio perché attraverso questo si poteva raggiungere un'espressività di un certo tipo e le forme brevi sono sempre così state strutturate. Adesso il contatto fisico non è possibile, perché lo sappiamo tutti. E quindi abbiamo dovuto e stiamo ancora trovando delle possibilità altre per rimettere in piedi quello che è il rituale, la dinamica del playback theater in presenza ma stando a distanza. Per me e per il gruppo, raccogliendo anche le loro testimonianze, il primo incontro in presenza, per quanto ci fosse un coinvolgimento emotivo importante, per quanto fosse bello ed emozionante rincontrarsi, è stato anche uno shock, perché tutto quello che noi conoscevamo era in un certo senso proibito e bisognava rivederlo. Siamo ancora in questa fase del rivederlo, però il secondo incontro che abbiamo fatto aveva già una sfumatura diversa. Vi porto questa testimonianza per dire che cosa? Che dobbiamo riabituarci, ciascuno nella fase di tempo in cui è, a quello che prima era la nostra quotidianità. Perché è una quotidianità diversa da prima e questo è quello che ai più fa male in questo momento. Vero è che, per esempio, il cambiamento, ma partendo addirittura dalla teoria darwiniana, è qualcosa che consente la sopravvivenza della specie. Chi è più in grado di cambiare sopravvive nella teoria dell'evoluzione. Volevo leggervi una citazione proprio di Darwin, che non è la più forte della specie chi sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti. Chi è in grado di cambiare sopravvive nella teoria dell'evoluzione, ma potremmo dire vive meglio. Metabolizzare il cambiamento è qualcosa che fa sì che possiamo riadattarci. Per natura l'uomo è incline a fare questo, ma allo stesso tempo la stabilità è qualcosa che rassicura molto. Aspetto sempre
delle condivisioni se arrivano. Un altro aspetto importante rispetto al concetto di fiducia si collega anche a quello che abbiamo vissuto rispetto a ciò che veniva da molti criticato come privazione della libertà durante il lockdown. Ci ha fatto rivedere in un certo senso il concetto di libertà, perché è vero che c'è stata una rinuncia per imposizione a quella che possiamo definire la libertà individuale, ma se non consideriamo la libertà come un fatto privato, la privazione, l'imposizione di stare a casa della libertà era in funzione, è stata in funzione di un bene maggiore, di un bene collettivo, del benessere comunitario e dell'altro, oltre che di noi stessi. E quindi, perché vi parlo di libertà? Libertà, in quel senso, è intesa anche come cooperazione, come fatto di tutti e non privato. Allo stesso tempo, il concetto di fiducia può essere letto in questi termini. C'è un saggio molto bello e allo stesso tempo molto complesso di Michela Marzano, che è una filosofa contemporanea, che si intitola Avere fiducia. Voglio ritrovare un pezzettino che ci dà la possibilità di capire quanto anche l'aspetto della fiducia non sia semplicemente... La fiducia è un atto che ciascuno compie anche nella relazione e che prevede sempre un aspetto di incertezza. Ho messo il segno nella pagina ma non ho evidenziato le righe, quindi adesso faccio molta fatica a ritrovarle. Ok, fiducia e cooperazione. Perché la cooperazione possa avere luogo, e qua la filosofa citava quello che è il dilemma del prigioniero, che vi invito ad andare a leggere, non ve lo racconto adesso perché in realtà è abbastanza complesso, dovremmo leggere tutto il pezzo. Però vi leggo la conclusione perché è molto interessante anche rispetto a ciò che è il nostro focus di oggi. Perché la cooperazione possa avere luogo, e in questo risiede tutto l'interesse del dilemma del prigioniero, bisogna poter avere fiducia nell'altro e assumersi un rischio che supera ampiamente la semplice questione del perseguimento del proprio interesse. Quindi la cooperazione in questo caso frutta più dell'egoismo. Il concetto di fiducia nella relazione implica la possibilità di assumersi un rischio, perché io non posso avere la certezza al 100% che l'altra persona non tradisca la mia fiducia. E questo, per esempio, ci aiuta a comprendere quanto sia difficile in questo momento trovarsi in relazione e fidarsi degli altri, per esempio rispetto alle norme igienico-sanitarie che ci vengono suggerite, alle misure di contrasto al virus, l'uso dei dispositivi di protezione individuale, e il rispetto dell'altro attraverso la protezione. Mi posso fidare che gli altri si comportano come me nel prendersi cura. La fiducia va costruita, ma allo stesso tempo per certi aspetti può essere ritenuta un atto di fede, un investimento. Questo testo è molto interessante se qualcuno ha voglia di leggerlo.
Che cosa ancora voglio dirvi in chiusura? Ok, per chiudere il concetto di come la fiducia può aiutarci in questo tempo della ricostruzione, se noi teniamo presente che la cooperazione massimizza l'interesse di ciascuno, è più semplice rientrare nel mondo e non farlo da un punto di vista egoistico e personale. Volevo ancora leggervi quattro funzioni che Meltzer e Harris, che sono due psicanalisti, concettualizzano alcuni aspetti delle famiglie che funzionano e che secondo me sono semplicemente di ispirazione a ciò che può essere il tempo della ripresa. Loro distinguono otto funzioni della famiglia, alcune funzioni che generano crescita e sviluppo e quattro invece che generano blocco e patologia. Le funzioni che generano crescita e sviluppo nella famiglia, ma che potremmo estendere alla società, sono generare amore, infondere speranza, contenere la sofferenza depressiva, pensare. Tutti questi aspetti, appunto, secondo una teoria abbastanza complessa, sono aspetti che fanno sì che una famiglia funzioni e possa quindi crescere i propri bambini in un ambiente buono e che faciliti uno sviluppo nell'insegna del benessere, ma sono aspetti che possono sicuramente far sì che anche a livello di comunità si cresca insieme. Quelli del secondo gruppo, ve li leggo per far comprendere che cosa accade talvolta in questi giorni, anche rispetto ai messaggi dei media, che fanno sì che però al posto di andare nell'ottica della ricostruzione, si scada nel diffondere ancora di più un senso di ansia e insicurezza. Rispetto al primo gruppo, le ripeto, delle funzioni della famiglia che generano crescita e sviluppo, che sono generare amore, infondere speranza, contenere la sofferenza depressiva e pensare, quelle del secondo gruppo che non aiutano in questo momento sono suscitare odio, seminare scoraggiamento e disperazione, trasmettere angoscia persecutoria, creare confusione e menzogne. Mi colpiscono questi aspetti perché spesso, soprattutto a livello di informazione, non si è puntato la comunicazione, il giornalismo, chi si è occupato di diffondere informazioni e dare suggerimenti di comportamento e non solo, non è riuscito a tenere presente alcuni aspetti fondamentali, ma siamo andati nel seminare scoraggiamento disperazione, creare confusione, frammentare al posto che tenere insieme. E la frammentazione è tutto il contrario della possibilità di pensare, di mettere insieme in relazione qualcosa che ci aiuta a vivere anche nell'incertezza, ma ricucendo gli strappi che ha creato la situazione dell'emergenza sanitaria. Volevo chiudere con un'ultima citazione che devo cercare. È un'altra citazione attribuita a Darwin,
Nella lunga storia del genere umano e anche del genere animale, hanno prevalso coloro che hanno imparato a collaborare e a improvvisare con più efficacia. E questo è un po' l'augurio che faccio a tutte e tutti voi, a me stessa, a tutte le persone con cui sono in relazione e a tutte le persone che hanno seguito questa rubrica, per l'estate e non solo, la possibilità di coltivare fiducia e speranza anche rischiando, perché in questo momento nessuno sa come si evolverà la situazione, ma tenendo presente gli altri che sono una grandissima risorsa, cito solo più questo, uno dei bisogni fondamentali dell'essere umano è il bisogno di relazione. Abbiamo bisogno di relazione per crescere, per sostenere il nostro senso di identità, per sentirsi il bisogno di appartenenza è uno dei bisogni fondamentali individuati dalla piramide di Maslow. Se noi sentiamo di appartenere e di essere in relazione con l'altro, rientra anche il tema del rispetto, della fiducia, possiamo continuare a costruire benessere. E sostanzialmente, appunto, l'augurio è quello di stare in questa incertezza. Ci sono tantissimi modi per farlo, per prendersi cura di sé. Uno di questi è anche la mindfulness, ne abbiamo parlato negli scorsi incontri, allenarci a stare nel presente, allenarci a stare nel qui e ora, accettando quello che succede e non perdendo quanto qualsiasi piccolo tipo di esperienza possa essere di insegnamento rispetto a ciò che viene dopo. E in più, nella frase di Darwin che vi ho letto, c'è il tema dell'improvvisazione, che è un tema a me molto caro. E improvvisazione non vuol dire fare le cose a caso, ma vuol dire, riprendendo per esempio un concetto moreniano, la spontaneità come possibilità di dare una risposta nuova a una situazione imprevista. Ed è ciò che ci viene chiesto adesso, dare una risposta appropriata, adeguata, che vada nell'ottica del farci stare bene con noi stessi e con gli altri, a quella che è stata una situazione totalmente imprevista e che continua a esserlo perché non ci sono certezze rispetto a questo periodo di ricostruzione dopo la fase più acuta dell'emergenza sanitaria, ma siamo ancora dentro. Con questo auguro a tutti e tutte una buona estate. Vi invito, se ci sono ancora degli aspetti che volete condividere, come è stato fatto nelle settimane passate, a inviarle alla pagina Facebook Studio di Psicodamma Playback Theater, perché le pubblicherò o comunque vi risponderò in privato. Spontaneità deve diventare un nuovo modo di progettare. Il concetto di spontaneità moreniano, grazie per questa condivisione, è bellissimo e spero magari in futuro di avere altre occasioni per condividerlo. Quindi, grazie davvero, buona giornata e buona estate a tutti.